Allora, buonasera a tutti. Era il 1970, l'inizio della progressive music italiana. In quell'anno nasceva Perugia il Living Group, definito dai critici musicali dell'epoca i Chicago italiani per via di quella insolita formazione dei fiati. E era loro che noi ci ispiravamo. Nel resto d'Italia altre formazioni sempre di musica progressiva, con alle spalle elementi usciti dai conservatori italiani, crescevano e si imponevano al grande pubblico. A Roma c'erano i ragazzi del Banco con Francesco Di Giacomo e Vittorio Nocelli, Le Orme a Venezia con Aldo Tagliapietra e Michi De Rossi. A Genova i New Trolls con Nico Di Paolo e Vittorio De Scalzi, e a Milano loro, i grandi, la PFM con Franz Di Cioccio e Franco Mussida. Un giorno in macchina Franco Mussida ebbe una pensata, una trovata, e da lì trasferì un progetto in un concerto memorabile. Era il 1971. Nasceva Storia di un minuto, la storia del mercante di fiabe, Hans. Guarda, cerca, corri lontano, vola. Anzi, il mercante aspetta lontano, vola. Piccolo uomo, signore del mondo, vai. La carrozza accende già, non ti voltare, a cassetta sali e va, non ti fermare, suona un corno da cocchiere, lustra l'abito da re. La carrozza di strade, strade correrai senza contare, cieli e cieli finirai, tu sai volare. Metti l'abito da re, è
la carrozza di Amore.